Bene, carissimi amici e amiche, siamo giunti alla puntata numero 45 del ciclo di Catechesi della Sana Dottrina Cattolica. Potrebbe anche essere l'ultima se questa sera il Signore ci aiuta a concludere, ecco, con il decimo comandamento e magari anche poi a fare un piccolo excursus del percorso che abbiamo affrontato insieme. La volta scorsa abbiamo visto il nono, oggi, ecco, chiuderemo il ciclo dei comandamenti con il decimo. Non desiderare la roba ad altri, ecco, cercando evidentemente come sempre anzitutto di seguire il filo del catechismo della Chiesa Cattolica per dipanare gli aspetti di questo comandamento, un po' trascurato generalmente, no? Anche un po' i limiti, ma esattamente che cosa proibisce questo comandamento? Cioè, basta che io desidero una cosa che appartiene al prossimo per cui ho fatto un peccato? Ecco, non è esattamente così come vedremo, il catechismo stesso lo spiegherà. Terminato appunto la rassegna di questo comandamento, che è relativamente agevole trattarlo una volta che si focalizzano alcuni aspetti essenziali, possiamo anche concludere, ecco, poi eventualmente. Rimandiamo ai prossimi cicli di catechesi, insomma, che li ho già pensati e che, se Dio vuole, partiranno la prossima settimana entrambi, sempre per chi segue le dirette con appuntamenti lunedì e il venerdì, però questo ne parleremo più avanti. Veniamo al decimo comandamento. Il catechismo della Chiesa Cattolica lo presenta articolato in una serie di sezioni. Sono quattro sezioni, una dedicata al disordine delle cosiddette cupidigie, al plurale, e poi i desideri dello spirito, la povertà di cuore e voglio vedere Dio, che è un po' una conclusione in bellezza di questo ciclo sui comandamenti. Diciamo subito che il catechismo afferma esplicitamente, come accennavo, che non è il semplice desiderio dei beni del prossimo, una trasgressione contro questo comandamento, ma è quando questo desiderio avviene attraverso mezzi, illeciti e non, consoni. Certamente c'è un vizio capitale che è direttamente bandito da questo comandamento, che è l'invidia, e anche il suo stretto parente che è l'avarizia. L'avarizia insieme anche con due corollari, ecco, che sono delle piccole sfumature e distinzioni, che sono la cupidigia e l'avidità. Sono piccole distinzioni, però importanti, ecco, la cupidigia e l'avidità sono strettamente connesse con l'avarizia. Che cos'è l'invidia? L'invidia è una cosa molto molto brutta perché è appunto il desiderio smodato dei beni altrui, unito anche a quella bruttissima passione assecondata che è la tristezza per la prosperità e per il bene altrui e il rallegrarsi per il male altrui. Sono quelle cose che fanno proprio dell'invidia un vizio proprio brutto, proprio gretto e vergognoso. Ecco, può succedere che anche, che ne so, un poveraccio, una persona che non ha ricevuto grandi sorti dalla vita, però pecchi con una certa facilità contro questo comandamento, non soltanto, come dire, invidiando i ricchi, diciamo così, nel senso di dire, e questo non è peccato, l'abbiamo già visto, magari ci avessi un pochino di soldi, un po' più di soldi, un po' più di beni, magari qualcosa che ci avesse quel ricco ce l'avessi pure io, questo non è peccato dirlo, ecco, ma se comincia la passione ad essere alimentata, quindi comincia a essere proprio una cosa che rode l'interno e poi magari è unita, ripeto, alla
tristezza per il bene altrui concepito come male proprio. Questo generalmente si capisce in che modo, cioè uno comincia a mandargli gli accidenti, insomma, a un ricco, quindi comincia a fare le espressioni, hai visto quelle espressioni un po' feriali, no? Possano i soldi e spendere tutti quanti in medicina, insomma, no? Oppure si rallegra parecchio se ha un rovescio, se c'ha una malattia, se c'ha una cosa brutta, una disgrazia. Ecco, questi cominciano a diventare peccati contro questo comandamento anche abbastanza seri. Il catechismo specifica proprio che se l'invidia arriva a volere un grave male per il prossimo, al numero 2539, diventa un peccato mortale. Ricordiamo che purtroppo l'invidia, come dire, ha alimentato anche il peccato luciferino, perché il peccato luciferino, quindi il peccato originale del diavolo, è stato anche un peccato di invidia, sia perché avrebbe voluto diventare come Dio, ma sia perché ha invidiato, lui è l'invidioso per antonomasia, il fatto che il verbo di Dio si faceva uomo e non angelo. Questo è proprio quello che l'ha mandato in bestia. Quindi bisogna fare attenzione a questo vizio capitale. C'è un proverbio che dice che l'invidia è un peccato che molti commettono, ma che quasi nessuno confessa. Ecco. Ripeto, diventa peccato grave, come specifica il catechismo, quando giunge a volere un male grave per il prossimo. L'invidia nasce da una passione, quindi è una passione che deve essere interdetta, quindi non sempre nasce da un atto esplicito e volontario, quindi pensato e voluto della volontà. Si manifesta generalmente come un sentimento, come una passione che però deve essere frenata. L'invidia diventa ancora più grave quando esula, diciamo, dalla sfera della materia, quindi dell'invidia dei beni materiali, ma quando diventa invidia della grazia altrui, addirittura. E questo è stato il peccato molto grave di Caino. Caino è diventato una belva quando ha visto che Dio gradiva il sacrificio di Abele e non gradiva il proprio. Quindi ha cominciato a dire, ecco, questo è il santo della situazione e l'ha ucciso. Stessa cosa successe nell'Antico Testamento con Giuseppe, no? Uno dei 12 figli di Giacobbe, che i fratelli disprezzavano, lo chiamavano il visionario, il sognatore, e prima volevano ucciderlo, poi su consiglio di, non ricordo se Ruben o Giuda, preferirono venderlo. E così poi Giuseppe finì in Egitto, insomma, no? Però è sempre una cosa molto, molto, molto brutta. Distinto dall'invidia è l'avarizia. Ecco, l'avarizia in che cosa consiste? L'avarizia consiste nel trattenere per sé, quindi nell'attaccamento al denaro e ai beni, quindi nel trattenere per sé e solo per sé i beni di fortuna ricevuti, l'attaccamento alle ricchezze, che è contrario alla povertà evangelica e che chiude anche il cuore nei confronti della necessità del prossimo. L'avarizia generalmente è un peccato, ed è un vizio proprio di chi già ha dei beni, non è proprio di chi non ce l'ha. Ed è una cosa molto brutta, questo è proprio un vizio da combattere e da contrastare positivamente, praticando volontariamente l'elemosina, che è ciò che lo distrugge. Allora, ti raccomando sempre, la bestia dell'attaccamento al denaro è un problema abbastanza serio. Gesù nel Vangelo ne parla diverse volte, quindi adesso a prescindere dal contenuto di questo comandamento, che insomma è relativamente semplice, però pensiamo, per esempio, che è stata ammessa ieri, ha sentito la pagina evangelica del giovane ricco,
immagine evangelica del giovane ricco è emblematico al riguardo. Il giovane ricco si preclude la possibilità di entrare nella pienezza della vita, di seguire Gesù, perché aveva molti beni a cui era attaccato e non se l'è sentita, come Gesù gli aveva chiesto di lasciarli. Non solo questo, c'è anche la parabola del ricco stolto. Quest'altra parabola non ha come oggetto il vizio capitale dell'avarizia, ma la cupidigia. Infatti Gesù la introduce dicendo: badate di tenervi lontano da ogni cupidigia. Che cos'è la cupidigia? È leggermente differente, è il desiderio di accumularli bene. L'avarizia è quell'atteggiamento che una volta che uno ce l'ha i beni, li trattiene per sé, li accaparra, quindi non li condivide con nessuno e a volte si è anche molto parchi, per usare un eufemismo, nell'impiegarli per sé. L'avaro è proprio un infelice perché non soltanto non condivide i suoi beni con nessuno, ma il vero avaro anche per sé non spende. È proprio una cosa assurda. Invece la cupidigia è il desiderio di accumulare, quindi che cosa fa il ricco stolto nella parabola evangelica? Accumula, 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 si fa la sua riserva aurea perché c'ha l'idea, dice adesso, una volta che avrò accumulato, mi fermo e mi godo quello che ho accumulato. E Gesù gli dice: stolto, questa notte ti sarà richiesta la vita. Ora, attenzione perché su queste materie si entra in un ambito, in un confine, diciamo così, variegato, non dai contorni definiti. Allora, sì, allora, che pecco di cupidigia se per esempio mi metto da parte un pochino di soldi, mi faccio il piccolo gruzzoletto nel conto in banca? Non necessariamente. Qui ci vuole una grande vigilanza del cuore e quindi una grande capacità di discernimento e una grande capacità, io lo sto dicendo in continuazione in tutte le lingue possibili, di entrare dentro di noi e ascoltare i richiami della nostra coscienza. Cioè, non è proibito mettere da parte qualcosa per sé. C'è la famiglia, magari per i figli, anzi, in certe circostanze può essere anche una cosa prudente. Quando certamente l'accumulo diventa smodato, uno poi deve capire quanto queste passioni lo padroneggiano, quanto, come dire, il pensiero dei beni di fortuna, dei beni materiali, dei beni di questo mondo lo prende, cioè quindi quanto ci pensa. Noi come facciamo a capire quanto è importante una cosa nella nostra vita, no? E se questa cosa sta diventando un idolo e sta prendendo. Guarda quanto tempo ci pensi, guarda quante energie ti convoglia. Chi sta sempre a pensare ai soldi, ci sono tante persone, insomma, che pensano ai soldi, o perché sono avari, o perché li vogliono accumulare, oppure, ecco, la terza cosa, c'è cioè la cupidigia e poi c'è la avidità. L'eres avidities, che è proprio l'accaparrarsi più beni possibili anche del prossimo. Non è semplicemente il desiderarlo, no? Ma proprio andarli. La cupidigia è il desiderio. L'avidità, l'aviditas, è proprio cioè, il cercare proprio di andarseli ad accaparrare a denti stretti anche con mezzi illeciti e quindi anche sottraendoli, d'accordo? Ci sono quelle bruttissime cose che raccomando ai commercianti di astenersene, ne parla anche il catechismo, no? Attenzione a queste forme di avidità, cioè gli approvvigionatori di mercati che aspettano la scarsità delle merci e la carestia per trarre un profitto con accaparramenti e speculazioni. I medici che aspettano con ansia le malattie, gli avvocati e magistrati desiderosi di cause e di liti, no? Quindi sono delle cose bruttarelle, quindi quando si fanno le fotocopie
fortune a scapito del prossimo. Ecco, qui in ordine a queste cose, attenzione che ci sta uno, un peccato. Prima ho invaso un ambito parallelo di un peccato contro lo Spirito Santo. Qui c'è un peccato che grida vendetta a cospetto di Dio, che è il non pagare la giusta mercede agli operai. Attenzione a queste cose qui, qui altro che peccato mortale, qui è peccato mortalissimo. Quindi, su questa ampia materia, quindi ampia e ripeto un po' fluida materia, perché non ci sono dei paletti fissi, cioè dice, se faccio questa cosa è automaticamente peccato, cioè uno la coscienza generalmente avverte, quindi quando l'invidia sta diventando una cosa che ti rode, quando l'avarizia è veramente diventata forte, quando la cupidigia è intensa, quando l'avidità, come dire, diventa, come dire, rapace, nel senso che alla prima occasione mi accaparro questo e quest'altra cosa di quello o di quell'altro. Dobbiamo fare attenzione perché chi campa in questo modo campa male. Io quando parlo di questi argomenti, l'ho fatto anche con il giovane ricco, ricordo sempre l'esperienza di San Francesco, no? C'è una sezione qui del Catechismo che parla della povertà del cuore. Allora, non tutti quanti sono chiamati ad abbandonare e a non possedere nessun bene, per carità, non è neanche indispensabile, perché il miglior amico di Gesù era Lazzaro di Teofilo, e Lazzaro di Teofilo non era un povero. Certo, è molto difficile, come Gesù spiega nel Vangelo, gestire evangelicamente le ricchezze. È molto difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. È molto difficile, impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. Perché dietro tutti quanti questi peccati e dietro, come dire, l'idolatria del denaro e quindi dei beni di fortuna, c'è un punto, diciamo così, della nostra psiche, della nostra vita molto molto delicato, cioè dove io ripongo la mia fiducia e la mia sicurezza. Perché l'avere dei beni, l'avere dei soldi, diciamo così, ci fa stare psicologicamente al sicuro. Se succede qualcosa, io posso fargli fronte, posso difendermi, posso ottemperarmi. Il problema però è che lo faccio io. Un figlio di Dio, imparo la logica evangelica, che non lo devo fare io, lo fa il Signore. Datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, di come vestirete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate che queste dinamiche sono profonde. Quante persone oggi, per esempio, non fanno i figli o limitano lo stretto indispensabile ai figli per queste problematiche, per queste paure? Non ci basta, non abbiamo abbastanza, e ci moriremo di fame. Ecco, che gli do da mangiare? Quindi, la preoccupazione per queste cose è inversamente proporzionale al grado di fede e di abbandono che noi abbiamo in Dio. E questo è molto importante, cioè dietro l'argomento decimo comandamento, quindi dietro ciò a cui il nostro cuore può essere attaccato, ci sono delle cose molto importanti, ce n'è anche un'altra ancora più profonda, cioè tu ti salvi da te, puoi fare da te, ti salvi attraverso espedienti umani o il Salvatore è il Signore? Punto interrogativo. Noi sappiamo che nella vita terrena, cioè, allora, attenzione, cioè, c'è una misura, cioè, è chiaro che io non posso, dice, ma abbandono al Signore
Non lavoro, non faccio niente dalla mattina alla sera, aspetto che arrivi la manna dal cielo. Questo non è vivere la fede, questo è una caricatura, è una macchietta, no? Ecco, il Signore vuole che noi lavoriamo, vuole che noi ci guadagniamo da vivere, non condanna, ripeto, che se uno mette qualcosina da parte non c'è niente di male, d'accordo? Ecco, però tutto questo va bene, ma colui su cui io fondo la vita, colui di cui io mi fido e a cui mi affido, è il Signore. Non lo possiamo dare per scontato questo qui. Anche in tutte quante le attività umane. Mi ammalo, che faccio? Mi ammalo, dico, Signore, guariscimi? No, ecco, mi ammalo, certamente. Mi faccio visitare e cerco di trovare la causa di questa malattia, non è compito mio, ma di chi mi visita e del medico, e la terapia adeguata per uscire fuori da questa situazione. Però la prima cosa che faccio, prego per il medico, prego per la mia guarigione, mi affido al Signore, comprendo che questa può essere una prova, la prendo dalle sue mani, la offro. Se è una cosa grave, chiedo la guarigione, però dico anche al Signore, sia fatta la tua volontà. Quindi, dentro questa cornice, che ovviamente c'è un problema di questo mondo, il problema di questo mondo va affrontato, ma c'è una cornice differente. È chiaro che io lavoro e cerco di trovarmi una, come dire, una stabilità economica, ma una coppia che dice: fino a che punto dobbiamo noi, come dire, preoccuparci e invece non possiamo un po' affidarci per fare magari un figlio in più? Ecco, capiamo che dentro queste dinamiche si giocano alcuni equilibri profondi del nostro essere, cioè gli ultimi due comandamenti, questo in particolare, quando si entra nei desideri, nei pensieri, è un ambito, come dire, privilegiato per conoscersi bene. Noi dobbiamo farlo questo qui, perché sono i pensieri, sono i desideri, quelli che noi non diciamo neanche a noi stessi, che muovono le nostre azioni, cioè le nostre azioni sono sempre mosse da desideri profondi, da obiettivi che noi ci portiamo dentro e ci portiamo dietro, o a volte da paure, da pericoli percepiti come tali che uno vuole evitare. E quindi, sotto questo punto di vista, è fondamentale avere uno screening interiore. Molti dicono: ah, io non sono attaccato ai soldi. Io dico sempre: calma, calma, calma. Perché le affermazioni che noi facciamo devono essere sempre dimostrate. Noi dobbiamo mostrarlo non tanto agli altri, dobbiamo mostrarlo al Signore, anche se il Signore lo sa, ma noi dobbiamo comunque mostrarlo e soprattutto a noi stessi. Sei distaccato dai soldi? Quanto ci hai versato nella banca del cielo, io la chiamo così, e quanto di tutti quanti i soldi che ti sono passati per le mani. Ci abbiamo mai pensato a una cosa di questo genere? L'unico modo per portarci un pochino di soldi dall'altra parte è devolvere i soldi per attività benefiche. Darle ai poveri, l'adozione a distanza di un bambino, le opere di misericordia, le missioni, le messe di suffragio per i defunti, questa opera di grande misericordia, ecco, tra poco arriva, cioè, se uno fa questo grande atto di misericordia, risparmia un pochino di soldi, fa dire un ciclo di messe gregoriane per un defunto, questa è una grande opera, le offerte fatte, se uno crede, insomma, per le necessità della Chiesa, qualunque cosa che io elargisco gratuitamente, quindi un'opera di beneficenza, senza togliere
tornaconto, e soprattutto senza che la destra sappia quello che fa la sinistra e senza sbandierarlo davanti agli uomini, sono soldi che io investo nella Banca del Cielo. Tasso di interesse 100 per 1, restituito a volte anche in questo mondo, più la vita eterna. Allora, tu non sei attaccato ai soldi? Bene. Quanti anni hai? 50? Che lavoro fai? Supponiamo che sei un impiegato, lavori da 30 anni, facciamo così, a 1.500 euro al mese. Facciamo subito questo conto, no? 1.500 euro al mese sarebbero 18.000 euro l'anno al volo. Per 10 anni sono 180.000 euro, per 20 sono 360. Sono tanti. Per 30 sono 360 più 180 fa 540. Di ste 540.000 euro, quanti te ne sei spesi per te? Quanti sono ancora accumulati? E quanti ce ne stanno nella Banca del Cielo? Una persona che è distaccata dal denaro, quindi che non vuole raccontarsi le balle, perché tutti quanti, cioè noi ci raccontiamo sempre le balle, cioè per essere certi che non ci stiamo raccontando una balla, noi dobbiamo dare delle dimostrazioni. Sappiamo che il Signore ci mette come non ci mette alla prova, è perché lui lo sa, ma comunque vuole che nell'atto pratico noi gli dimostriamo veramente quello che siamo pronti a fare per lui. E così allo stesso tempo conosciamo noi stessi. Pensiamo a quello che dice nel libro del Deuteronomio, no? Al popolo di Israele: io ti ho portato 40 anni nel deserto per metterti alla prova perché tu conoscessi quello che c'è nel tuo cuore e se avresti servito Dio sì o no. Quindi su queste cose è importante che noi ci proviamo. Se Gesù ne parla così tanto nel Vangelo, perché ne parla tanto dell'argomento soldi, ne parla tanto. E non solo San Francesco, ma la povertà evangelica è uno dei tre consigli, insieme alla castità e all'obbedienza, vuol dire che qui si tocca un punto delicato. Allora, la vita di un cristiano dovrebbe essere, come scrive San Paolo, fondamentalmente accontentarsi di quello che noi abbiamo, condividere nei limiti, ecco, di quello che è possibile e conformemente ad una raccomandabile generosità i nostri beni con chi è privo del necessario e non avere grandi desideri o cupidigie o avidità di beni altrui in particolare, specialmente quando sono desiderati in maniera forte o accompagnati da quella orribile passione che è l'invidia, e non essere avari, non essere avari. È brutto essere avari. Più o meno, queste sono le cose riguardanti il decimo comandamento. Adesso un piccolo excursus di congedo da questo ciclo di catechesi, no? Questo ciclo di catechesi si chiama la Sana Dottrina Cattolica e ho voluto, diciamo così, riprendere, riaffrontare, aggiornando un po' ciò che la Chiesa insegna, sui 10 comandamenti e sui 7 sacramenti, che sono degli aspetti fondamentali della nostra vita cristiana, perché che cos'è la vita cristiana? La vita cristiana è innanzitutto la retta fede, quindi il credo, come è fatto proprio il catechismo. La retta fede ci porta alla comprensione che non possiamo vivere nell'amicizia con Dio senza utilizzare i mezzi di salvezza che lui ci ha dato, che sono i sacramenti. Questi ci sono necessari insieme alla preghiera. Non abbiamo trattato di questo argomento in questo ciclo, anche perché c'è un ciclo di catechesi che ho fatto che si dedica proprio sia alla preghiera cristiana, dove si può approfondire se uno vuole questo aspetto. E tutto questo serve
vivere santamente, cioè a osservare i 10 comandamenti e anche tutte quante le altre virtù cristiane. E questo è stato un pochino l'escursus che abbiamo cercato di fare insieme, quindi alternando anche, no? Quindi situando un certo sacramento, un certo comandamento all'interno di un percorso, di un itinerario che voleva essere un pochettino, come cerco di fare sempre quando parlo, sistematico, logico, coerente e ordinato. Per chi volesse approfondire certamente l'argomento fede, io ho fatto diversi incontri su questo argomento, ci sono delle playlist e dei podcast che si chiamano Il Catechismo degli Adulti, dove si approfondiscono in maniera particolare alcuni aspetti del credo. Anche nel blog, nel mio blog personale, ci sono diversi articoli che approfondiscono i dogmi trinitari, cristologici, tutto ciò che attiene alla prima parte del credo. Questo ciclo di catechesi finisce oggi, diciamo che in continuità con questo io sto pensando, intanto mi arriva qualche sollecitazione, di proseguire un pochino la dimensione spirituale e morale attraverso una disamina, quindi un ciclo di catechesi che possa approfondire la tematica dei vizi capitali e delle virtù cristiane, quindi i 7 vizi capitali, le 3 virtù teologali, le 4 virtù cardinali, le 5 virtù intellettuali. Quindi ci sono una serie di argomenti molto molto interessanti che possono essere approfonditi in un filone di questo genere. Sto pensando anche a un altro ciclo di catechesi. Qui abbiamo seguito per esempio il catechismo della Chiesa Cattolica. L'anno scorso nell'incontro di catechismo per adulti parrocchiale abbiamo affrontato la tematica dei 7 sacramenti col doppio binario del catechismo della Chiesa Cattolica e del catechismo di San Pio X. Arriva ogni tanto qualche segnale di persone che vorrebbero rientrare in contatto con il catechismo di San Pio X. Ci sto ancora pregando e pensando un po', ma potrebbe essere opportuno, ecco, fare forse un ciclo di catechesi abbastanza ampio dedicato all'approfondimento del catechismo di San Pio X, per dare anche la possibilità alle persone di valutare il tipo di approccio differente. Ci sono persone che si trovano meglio con un approccio, come dire, elaborato, ampio, anche un pochino esistenziale, come quello del nuovo catechismo. Ci sono persone invece che dinanzi a questa scelta stanno in difficoltà, perché si rischia di perdere, come dire, i tasselli fondamentali che invece erano sempre fortemente agganciati, ecco, dalla estrema sinteticità e precisione del catechismo di San Pio X. Ci si potrebbe magari pensare, soprattutto a chi ha ascoltato la diretta di quest'ultima catechesi, magari che si faccia vivo o sui social o sul mio canale Telegram, insomma, da qualche parte, perché possa anche capire se un'impresa del genere vale. Io percepisco queste cose, insomma, nel cuore, e presumibilmente penso di, ecco, proseguire, ecco, il filone ideale di questo contatto con la sana dottrina cattolica, anche se questo ciclo lo concludiamo qui, ripeto, sia con una disamina approfondita dei vizi e delle virtù, che evidentemente completano, diciamo così, il discorso base sulla vita di santità che parte dai 10 comandamenti, e poi, quindi,
agganciandomi quindi anzitutto anche al credo, perché se uno comincia il catechismo esempio decimo, comincia come tutti quanti i catechismi dalla disamina del simbolo della fede, quindi da Dio creatore, Signore del cielo e della terra. Per esempio, nella sezione dedicata al credo, ci sono alcuni passaggi del catechismo esempio decimo che a mio avviso sono assolutamente fondamentali, cioè ci vuole una chiarezza sintetica, come ci raccomandava sempre da giovani seminaristi, da giovani preti il Cardinal Petrocchi. Lui desiderava tanto che noi preti, ma anche i laici, fossero capaci di avere una visione sintetica, complessiva, di quello che è ciò in cui noi crediamo. Come scrive San Pietro, siamo pronti noi a dare ragione della nostra fede, cioè sono persone a chiederti, senti un po', com'è il tuo Dio? Perché credi nella Santissima Trinità? Perché credi in Gesù Cristo? Che campi ha fa? cioè, siamo noi capaci di rendere ragione, rendere testimonianza della nostra fede? Per questo non basta, come dire, semplicemente una pratica più o meno intensa della vita sacramentale, che però è importantissimo, occorre anche una formazione, come dice Gesù nel Vangelo. Un discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Però ognuno ben preparato. Ecco, quindi pensavo, congedandomi, ecco, da questo ciclo, di provare a proseguire, quindi a far traboccare, ecco, questo ciclo di catechesi in questi due possibili prossimi filoni. Sperando che tutto quello che abbiamo vissuto insieme in questo ciclo possa aver aiutato qualcuno, ho cercato, come specificato in tante circostanze, di assumere uno stile un po' meno irruento, un po' meno forte, diretto rispetto a quello che ha caratterizzato l'età giovanile del mio sacerdozio, e soprattutto circostanziare bene tutta quanta una serie di situazioni, onde evitare che alcuni argomenti potessero essere, come dire, presi in maniera unilaterale e quindi portassero le persone ad atteggiamenti non consoni oppure ad equivocare quello che avessi detto. L'esperienza, insomma, del ministero già trascorso e già vissuto, mi insegna, insomma, mi sta insegnando a, come dire, a essere attento quando si parla di certe cose, perché purtroppo il recettore non possiamo mai essere tranquillo che capisca bene quello che abbiamo detto. Cioè, tu dici una cosa, che applicazione farà la persona che ascolta di quella cosa che tu stai dicendo, come la interiorizzerà, come la applicherà al suo vissuto? È chiaro che questo non è prevedibile al 100%. Ecco, però ho cercato in alcuni passaggi, ecco, alla luce dell'esperienza accumulata, delle esperienze ascoltate, delle situazioni viste, ecco, di circostanziare bene, ripeto, alcuni particolari in modo tale che non si creino lacci, come dice San Paolo, nelle anime, quindi dinamiche controproducenti, ma tutto possa concorrere all'edificazione e alla santificazione delle anime, che è il motivo per cui un sacerdote, insomma, dovrebbe lavorare ed affaticarsi nella predicazione, quindi per fare del bene, non nemmeno accidentalmente, involontariamente aggravare in qualche modo la situazione di una singola anima. Ecco, io ho cercato, aiutato dalla grazia di Dio, nella consapevolezza di queste esperienze accumulate, di fare del mio meglio. Se ci sono riuscito o no, lo lasciamo decidere sia a chi ha seguito e sia al Signore, insomma, sperando che tutto possa volgere al bene delle anime. Io concludo dicendo, amici miei, figlioli miei cari, le nostre anime sono preziosissime agli occhi del Signore. Lui le
ama immensamente, vuole il nostro bene infinitamente, vuole che stiamo bene, ecco, e staremo bene nella misura in cui stiamo in perfetta comunione con Lui. Si sta bene se si vive in pienezza la vita della grazia, si sta bene se si vive nell'obbedienza e nell'osservanza di quello che Lui ci ha tracciato, non per limitarci, ma per darci un cammino di vita e di liberazione che ci consenta una vita già in pace e felice in questo mondo, in attesa di quella del cielo. Bene, ci congediamo al prossimo ciclo di catechesi per chi ci sarà. Che Dio vi benedica tutti e che la Madonna, sempre tutti, vi protegga. A presto.